150 all'ora e rimane davanti. Salve ragazzi, eccoci qui, bentornati su F1 2018 in un appuntamento molto particolare perché siamo arrivati a Monza anche con questa Red Bull che al momento è in testa al mondiale con Schumacher che stacca Hamilton di 27 punti. Il mondiale costruttori invece, data l'affidabilità micro machine della macchina di Ricciardo, è saldamente in mano, cioè non in mano, comunque 51 punti la Mercedes sulla nostra Red Bull. Nella scorsa gara di Spa, come vedete, i componenti della prima fascia hanno praticamente finito per demolirsi quasi tutti, alcuni li possiamo ancora sfruttare per le prove libere, ma comunque per Monza, che qua ovviamente di motore è molto molto stressante pure lei, utilizziamo tutti i pezzi sostanzialmente freschi. Alcuni hanno un'usura minima, ma vedete che praticamente non risulta neppure, quindi su questo dovremmo essere a posto. Siamo a posto anche con il cambio, tranne quello di prova, che però non usiamo adesso, quindi non ce ne preoccupiamo. Sostanzialmente sereno per tutta la gara, benissimo. Posizioniamoci in griglia, ragazzi, e valutiamo un po' la prestazione in qualifica che vede le due Red Bull, Ricciardo in seconda fila e noi invece apriamo la terza. P4 per Ricciardo, P5 per Schumacher. Davanti Hamilton, Vettel e Leclerc, i primi tre, quindi un motore Mercedes e due motori Ferrari. Sappiamo che in una pista dove è così importante la velocità, perché sono due mega rettilinei, la Red Bull può andare un po' in difficoltà, però neanche troppo, perché noi non dimentichiamoci mai che sta andando benissimo il nostro lavoro di sviluppo e di conseguenza anche il motore stesso è migliorato molto. Io ho visto quasi 350 all'ora in prova con quest'auto in fondo, lo vedremo in gara, però è una roba che è effettivamente difficile da vedere con sta macchina. Direi che è arrivato il momento di partire. Preferirei tantissimo stare a destra, ma vabbè. Troveremo una soluzione per questo imbuto iniziale. Anche da qua. Force India agguerritissimi al via. Schumacher ne resiste solo a una, l'altra gli frega la posizione. È Perez. Attenzione! Sì, stai pure fuori, va! Che non sei poi così pericoloso, maledetto! Maledetto come ha fatto! Mannaggia! Non ci credo! Non ci credo! Tutti motorizzati alla grande, questi qua davanti, tranne Ricciardo, chissà come se la passa lì. Mi serve qualche giro per capire come non farmi prendere per il culo. Sarà terrorizzato in mezzo a tutti questi motori. Eccolo, arriva anche Raikkonen dietro di noi. Che velocità che c'ha, un'accelerazione anche più che altro, eh. Però noi freniamo. Freniamo e come, cerchiamo di approfittare di una scia, abbiamo perso due posizioni. Le due Force India, guardali! È bello che sto andando a 3.40, eh! Oddio! Ovviamente loro sono tutti ammassati, ci vanno coi piedi di piombo, noi arriviamo con un po' più di strada davanti. Devo riprendere Daniel, sei dietro vuol dire non fare il massimo. È lì Ricciardo alla fine, eh! Si è creato veramente un gruppo che manco la maglia rosa nel ciclismo. A proposito di Force India che si sparano all'arrembaggio, mamma mia, attenzione qua, Ricciardo davanti a noi. Oh cazzo, cosa hanno fatto quei due? Devono cercare il parcheggio sempre quando passo io. Ma cosa hanno fatto? Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, otterremo gomme morbide. Ricciardo, attenzione, eccole qua le due Red Bull. Una in fila all'altra adesso. Che riguadagnano in pratica le loro posizioni. Ricciardo forse le perde. Schumacher le riguadagna. Che è un lavoro molto più complicato.
di questa pista, dove praticamente hanno il motore più debole. Adesso Ricciardo e Schumacher sono in una sorta di limbo solitario con Bottas da dietro che prova ad avvicinarli. Non siamo neanche troppo lontani dalla fermata e vedremo quali sono le nostre possibilità e di attaccare Ricciardo o in alternativa preparare una strategia un po' diversa dalla sua. Teniamo un po' di miscela grassa, va, visto che siamo partiti con abbastanza abbondanza e prosperità. Vediamo che possiamo fare. Hamilton ha conquistato la prima posizione. Che bella notizia. Guadagnerà un botto di punti oggi, ragazzi. Dobbiamo provare qualcosa, fermate prima Daniel. Qua sui rettilinei utilizziamo il sorpasso, che abbiamo una grande velocità di punta in teoria con quell'ERS lì. E qua tocca tutto continuare a usarla, anche se in qualche modo io la dovrò recuperare. Vai, 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 adesso sì col sorpasso. In questo giro, forza. Aspetta un po'. Buono un attimo. Sono arrivato troppo veloce, forse è la variante. Ricciardo recupera di nuovo. No, di qua non ci puoi stare, fratello. Aspetta che intanto Leclerc è in lotta con questa Force India. Litigano parecchio qua davanti. Ci può rispondere qua Ricciardo di DRS. Direi che... Oddio, ecco lì dall'esterno, aspetta. Attenzione Leclerc. Virtual safety car, devi mantenere positivo il delta. Rallenta, mantieni un delta positivo. Ok, box. Mi fermo allora, virtual. Non guadagnerò molto, ma... Passiamolo con la fermata. Anche fosse della sola durata di tutto il rettilineo. C'è ancora, eh? Il regime di virtual safety car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Beh, nel frattempo comunque abbiamo superato nel pit Leclerc, che è già qualcosa. Ovviamente sappiamo che se non sono cambiate le cose, la Sauber ha un posizionamento nei box veramente brutto, ce lo ricordiamo a nostre spese. Oggi però Leclerc è un uomo forte, sia dalla qualifica anche col motore che c'ha, è in grado di andare. Ecco Ricciardo che rientra. Daniel è rientrato ai box. Oddio, sta gomma! Quanto ci vuole a rodarla? Attenzione, casino, ok, DRS. Passiamo tanta gente. Settimi, beh, non sono tutti allora ancora. 350 all'ora e rimane davanti. Ragazzi, Leclerc non si fa tenere.
sta gomma, mannaggia, quanto ci mette a lavorare. Ecco, adesso sta lavorando bene. La maledetta, oh. Tutto il giro di appena rientrati non andava. Sì, siamo ancora in DRS. Devi mettere sorpasso sul dritto. Tenta il sorpasso. Un attimo. Tenta il sorpasso, perché tanto non fai 600 all'ora. Quella Sauber del cazzo. Oh, adesso c'è la gomma, vedi? Prima ho provato a fare la curva così, ciaone. Dai, 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 DRS. Ok. Com'è il nostro passo di Carletto con quello di Lewis? Se c'è la possibilità, ragazzi, cerchiamo di non attendere troppo, perché la mia paura è che Bottas da dietro possa arrivare a quel punto a dar fastidio. Comunque Leclerc guida, va forte. È solo che, come notate, con il giusto settaggio qua di risorse, da un certo punto in poi la nostra macchina corre. Mannaggia. Però si è preso paura, acceleriamo meglio anche qua. Va bene, dai. Ora c'è. Ora c'è, ma per forza. Ok. Cazzo. Paracadute, per fermare sta macchina là in fondo. Attenzione ai vari tentativi. Leclerc ovviamente c'ha un'accelerazione spaventosa. Ce la rischiamo, Charles. Dai, Carletto, però, ricordati sempre che noi siamo amici. Mi piace la nostra top speed, però manca l'accelerazione. Sta gomma comunque mi ha peggiorato di brutto. È arrivato lo stesso Bottas. Ripassa Leclerc. Mannaggia. Adesso ripasso io, però, ma prima stavolta. Non so quanto mi sia convenuto. Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri. Lascio ripassare. Non so quanto mi sia convenuto. No, infatti. Va bene. Ok, ragazzi. Guardali. Charles. Tirala fuori. Per il mondiale costruttori. Fagli malissimo. Guarda il sorpasso adesso. La carica però della batteria è bassa, diminuendo l'erogazione delle RS, possiamo raccogliere più energia. Attenzione qua, Numacher! Approfitta! Approfitta del cazzo, perché poi quella curva lì si imposta da larga per farla veloce. Mamma mia, ragazzi, che sudata però con sta macchina Monza, Eccoli, dai, rallentatevi. Molto bello correre qui, ma una faticaccia. Non ci arrivo qua, sono lontani. Però questi fanno qualche cazzata. Mamma mia! Cosa fanno? Vogliono arrivare così al traguardo? Anche perché noi abbiamo Riccardino dietro che freme per qualche svolgimento. Oh no, Leclerc!
L'ho fatto, l'ho lasciato andare, basta. Occhio, adesso arriva anche Ricciardo. Guarda, se infilo non mi fa tenere la scia di Leclerc, maledetto. È ridicolo battagliare Daniel adesso. Mamma mia. Bella mossa, ben fatto. Bella mossa, ben fatto. Qua se capitoliamo tutti e due rido. Ma Leclerc non ce l'ha mica fatta. A tenere Bottas, eh? No, Ricci. Io ti ho detto di no. Vabbè, mi sa che il podio è definito. Grande rimonto di Bottas, partiva dietro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,9 secondi. Ma io non mi aspettavo che il mio compagno mi facesse perdere il podio. Attenzione a quella Ferrari che è venuta un po' a banchettare sulle ceneri casalinghe delle due Red Bull. Oddio, la vedo brutta con quella Ferrari, eh? Alcune informazioni su Ocon. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Sei all'ultimo giro. Beh, Ocon... Ragazzi, siamo vicinissimi qua. Diventa brutta. Il serbatoio è praticamente vuoto. Non rompermi i coglioni. Questo interno, speriamo di farcela resistere qua in frenata. Ok. Vuole a tutti i costi arrivarmi davanti, stessi attento a non arrivare dietro a questa Ferrari. No. Speriamo che Ricciardo resista alla Ferrari anche. Sarebbe molto carino. No, non ce la fa. Troppo più veloci quei motori lì. Troppo. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. Possibile podio senza danni. È una doppietta Mercedes, ragazzi. È una doppietta Mercedes con Leclerc che, grazie al suo motorone pazzesco, ricordiamoci che adesso praticamente la Ferrari è la motorizzata Ferrari secondaria. La Sauber è al top, è la miglior motorizzazione Ferrari che c'è nel lotto. E infatti si è visto. Schumacher partito quinto, tante difficoltà, è arrivato quarto. Ricciardo invece, che era partito quarto, invece ne perde due di posizione. Mannaggia, che peccato che non è riuscito a tenerla su Raikkonen. Cambiava poco, però visto che i due sono in lotta, vedete, anche tra di loro nel mondiale, purtroppo questa doppietta Mercedes è già. Eravamo 51-74 adesso, ovviamente classifica costruttori. Per il mondiale piloti siamo ancora in testa noi, ma si riduce praticamente quasi della metà il distacco di Hamilton a 14 punti solo adesso. Poteva andare peggio. È Monza, ragazzi, la superiorità aerodinamica della Red Bull non esce mai. Siamo arrivati ad avere oltre 30 punti di vantaggio su Hamilton, ma io in cuor mio l'ho sempre saputo che avrebbe ridotto, perché ovviamente ci sono delle piste dove la Mercedes, avrei detto anche Ferrari e quant'altro, ma purtroppo nello sviluppo non stanno dietro. Dai che alla prossima proveremo a rifare la voce grossa con Lewis. Neanche il più ottimista di noi poteva pensare di farlo proprio qui. Quindi appuntamento al prossimo Gran Premio. Io come al solito però vi aspetto tutti i giorni. Per adesso vi mando un grande abbraccio. Al prossimo video, ragazzi. Vi aspetto su Instagram e se volete anche sul secondo canale. Trovate tutto in descrizione. Ciao!